L'Istituto Nazionale di Statistica ha reso noto che, secondo quanto dichiarato dalle imprese, l'80% degli imprenditori, che assieme costituisce più del 90% del valore aggiunto, ritiene che si troverà in una condizione di completa o parziale solidità entro la fine del secondo trimestre 2022. Le imprese più ottimiste sono il 41,3%. Quelle non eccessivamente fiduciose il 39,5%. Solo il 3% invece giudica la propria situazione come gravemente a rischio. Il 9,4% delle imprese ha aumentato il numero di dipendenti a partire dalla seconda metà del 2021. Allarme della Confcommercio per quanto riguarda il lavoro delle donne al sud, che è precipitato al 33% contro un tasso di occupazione al 59,2% al centro-nord e del 63% nell'Unione Europea. Numeri preoccupanti con 30 punti meno rispetto al resto d'Italia e dell'Europa. In Calabria il tasso di occupazione delle donne è sceso dal 31% del 2007 al 30,3% e il Covid ha contribuito a peggiorare la situazione. La speranza è quella di poter sfruttare il PNRR per recuperare terreno. Una ricerca condotta dall'Università Politecnica delle Marche in collaborazione con l'Università di Milano e dall'Université Côte d'Azur ha scoperto l'origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19. La causa sta nelle particelle di grasso generate dalla distruzione delle cellule adipose che si accumulano nei tessuti dei polmoni, dove formano membrane che riversano gli alveoli, provocando gravi problemi respiratori. I dati sono stati raccolti dai tessuti di 19 individui deceduti per Covid-19 e di altri 23 per altre cause. Più attenzione agli sprechi sulle tavole degli italiani. Più di una persona su due, il 55%, adotta a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare quello che resta a tavola, con una svolta green spinta dall'emergenza Covid. Si va dalle ricette della nonna, per il riuso degli avanzi, alla lista della spesa su misura, facendo attenzione alle scadenze dei prodotti che si mettono nel carrello. È quanto emerge dall'indagine col Diretti XE in occasione della giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari. Per contrastare il fenomeno dello spreco, 9 italiani su 10 ritengono che potenziare l'educazione alimentare sia utile, a partire dalla scuola, mentre l'83% chiede di migliorare le indicazioni sulle etichette.